Solo tre vagoni? Hai soltanto tre vagoni? Non sparate! Questo è un treno piccolo! È quasi pieno di maiali! Ehi! È stata tua l'idea, Brice. Bravo! Tu sei Little Dick Redler, vero? Sta zitto, nonnetto. Questa è una rapina. Qui ci sono solo casse da morto. Dinamite Dick! No, non è Dinamite Dick. È quel maledetto Bitter Creek Newcomb. Coraggio, non perdiamo altro tempo, per la miseria! Ci sono solo tre vagoni in tutto il treno. Quanti passeggeri hai a bordo? Mica tanti. Li puoi vedere da te, nel vagone di centro. Falli uscire. Sì, signore. Scendere, scendere, signori, scendere! Buttateli giù! Coraggio, signori, a terra! Presto, presto! È una rapina! Bill Dooley! Va bene, fermatevi lì, signori. Credo che sia il caso di procedere alle presentazioni. Signor Newcomb, stai pure tranquillo. Non faremo male a nessuno. Vedremo di risparmiare questa gente che mi sembra piuttosto malmessa. Gente! Bill Dooley! Bill Dooley? Proprio io. Tu sei... Harley Hopkins. Piacere di conoscerti, signor Hopkins. E dal modo in cui hai riunito questa brava gente, vedo che sei un caponato. Sei anche una persona onesta? Oh, certo che lo sono, signore. Dimmi, c'è niente su questo treno che possa interessare me e gli uomini della mia banda? Lo giuro, non un centesimo, signore. Cos'è questa, una festa? Non credo che tu sia tanto onesto. Ma chi comanda qui? Red, George, perquisite i passeggeri. Fermi! Non è questo il momento di rubare nelle tasche della gente, non ancora. Red, George, controllate il vagone di coda. Lo ha controllato Dinamite Big. Sì, dammi una mano, Red. Cosa hai trovato? Ho trovato questi sacchi, eppure pesanti. Li portiamo via comunque, non ce ne andiamo mai a mani vuote. E questa è la cena. Grazie, signor Hopkins. Scusa il disturbo che ti abbiamo dato.
Ma la vita a volte ci dà solo guai, vero? Coraggio, andiamo via! È stato proprio uno schifo. Sei orgoglioso di te, Breed? Piantala e andiamoci nella sventa. Ma come? Ve ne andate via così? E quel fuoco? Quel fuoco sui binari! Come facciamo a spegnerlo? Pesce. Well, let's round up those pigs. Hey, get this door shut. Stowaways! Mr. Hopkins! Hey, you're not supposed to be in here. Now get out of the house! Hey! Hey, come on now! Mr. Hopkins, there's a crazy lady in there! Jenny! Hey, stop! Oh, you're bound for California, huh? Well, this train goes another 50 miles. It'll leave you 1,000 to go. You can sprint the last leg. We're working our way west. All right, back with the humans, you little mites. Scoop, up from the edge with me. Sei di cascata. Non mi dai mai il tempo di metterci l'acqua fredda. Salve, ma dove siamo qui? In una stazione termale, fate la cura delle acque? Posso chiedervi cortesemente di tornare al vostro lavoro? Ma... Niente ma qui. Ma signor Morgan, si è bruciata le mani. Ah, adesso sei anche insolente. Io ho il locale pieno zeppo di là e le mie squattere si fanno pure insolenti con tutti i piatti che ci sono da lavare. Sgualdrinelle! Vieni qui e raccogli tutto, avanti! E fa presto, altrimenti non vi pago, così imparate la lezione. Oh, ma allora non avete capito chi comanda qui? Voglio la mia paga, prego! Tu vuoi cosa? E non sia lì imparata a guardarmi come un babuino. La voglio adesso. Mi deve una settimana, 25 senza al giorno, tondi tondi. Ora stammi a sentire, ti segno io, vivo. Ma cosa fai? Siete licenziate! Tutte e due, licenziate, subito! No, non siamo licenziate, lurido figlio di puttana! Sono io che me ne vado! Non so se ho reso l'idea! Out! Out! You ungrateful little wench! Out that door! I believe, sir, I shall depart through the front portal! Come, Jenny! Oh, no! You brats will not exit through the front of my establishment! There are people out there! I and Jenny are people! I'll give you people! Abby! You all, sir. If you wish to keep your nose. We shall go now, Jenny. Have your head high. What's she doing?
we shouldn't have done that. It's done. Andy, Morgan will have the law on us busting up his kitchen like that. Good. I'm sick of this damn town anyway. It's time we got on west like we planned. How? What are we gonna do? I'll think of something. You always do. Let's smoke. Oh, come on. Hey, if you got any money, cowboy? Well, well, well. What you two big city bells doing out this way? Heard you were standing still, Del Rod. And we're just plumb out of breath getting here. What's she doing? Look at that. I'd have lit this on your beard, El Rod, if you had one. Smoking puppy. Well, look at her. What you two big shots of the restaurant business doing today? Thought you supposed to be working. I resign. I've come to the conclusion my future lies elsewhere. Mine too. I bet you all were fired. Of course, I could use my influence out at the mighty RC. Oh, Elrod, if you weren't so dumb and ugly, I wouldn't feel so sorry for you. I don't think I would talk. I wouldn't even ask you to dance. Oh, Elrod, you're such a man. You're loco as shit. Marry me! Marry me! Out of all 12 of your children, and you can beat me when you can jump and you can't punch your face. You're crazy. Buongiorno, bellezze! Siamo, tesoro! Sì, sì, cerchiamo di avere un aspetto dignitoso. Newcomb, quelli chi sono? Semplicemente la banda Doolin Dalton al completo. Buongiorno. Bel pomeriggio d'autunno. Vi prego di non interrompere i vostri sani divertimenti. Credevo di conoscere qualcuno qui, ma purtroppo i tempi cambiano. Bill! Cory! Bill Doolin! Avremo bisogno di alcune cose, Cory. E dà a questi bravi uomini un po' del tuo grano. Non quella porcheria che vendi alla povera gente onesta. Coraggio, ragazzi! Birre doppie e ciambelle. La prima la pago io. Offro a tutti. Questa è nuova, non ha mai pagato una bibita in vita sua. Coraggio, coraggio, riprendiamo le danze. Sì, sì? Questo è il mio ragazzo, Ned. Ned, questo è Mr. Bill Doolin. Volevo che mio figlio la conoscesse. Ned? Ah, sei un bel giovanotto. Vuoi conoscere anche il mio socio, il signor Dalton? Sempre se hai tempo. Signori, con i complimenti del signor Bill Doolin! Salute! Salute! Alla salute, signori! Ehi, bellezza, permetti questo ballo? Ah, vuoi lasciarmi in pace? Ehi, Doolin, come mai così pensieroso? Oh. Avevo tanti amici da queste parti. Di solito ci accoglievano meglio. Ogni giorno che passa arriva sempre gente nuova. E più arriva gente e meno amici si ritrovano, è così. Il mondo va a rovescio.
Non c'è più religione. È la civiltà che avanza, Bill. Attenti a non farvi beccare. La civiltà, eh? Beh, voglio dirti una cosa. La civiltà dovrà mettermi in coda a tutti gli altri se vuole beccare anche me. Ci sono H. Thomas, Chris Mason e il vecchio Bill Tillman, tutti prima di me. Fermiamoci qui, Bill. Le offro qualcosa di buono da bere. Cory, c'è qualche sfaccendato qui in giro che possa tenere gli occhi aperti dopo il tramonto? Diventa prudente con la vecchiaia. E qui c'è ancora poca legge. Ma non mi fido neanche di quella poca. Che ne dici di quei fannulloni che vedo qui davanti? Ehi, teste di legno, venite qua. Mr. Dunning vi vuole parlare. Muovetevi. Sapete distinguere le vostre chiappe da un mulo? Io credo di sì, signore. Credi di sì? Sì, signore. Beh, per quello che voglio io mi basta molto, ma molto meno. Ma se fate confusione, le chiappe ve le riempio di pallettoni. Ora vi spiego cosa voglio. Tu copri la strada in città. Voi due coprite quella fuori dalla città. Se vedi facce strane, vieni di corsa a dirmelo. Sì. Ragazzi, Cory sta aprendo. Ho sentito che ci offre una bella bevuta. Chi, Cory? Io ho i miei dubbi. Ci vediamo, belle. Io devo andare a fare la guardia. Ehi, Cory. Come diavolo la chiami questa roba, eh? Questo è whisky scozzese. No, eppure non ha il sapore del whisky scozzese. Ma se l'ho fatto io stesso, qui in cantina. Allora se è così. Cory, ecco una lista delle cose che ci occorrono. Guardate qua, carne fresca, carne fresca! Metti la pentola sul fuoco, Cory! Non ti permetterei di toccarmi di nuovo, sai? E se ti bacio, cosa farai, ragazzina? Non sono una ragazzina. Prova a fare ancora un altro passo e ti mollo un calcio sulle uova. Sulle cosa? Sulle uova! Oh, non mi piacciono le uova strapazzate! No, no! Sode magari, ma strapazzate no! Ehi! Annie, vieni qui. Annie. Ah, piccolina. Devi essere tu la mente della banda, visto che è lei ad avere le braccia. Durin. Signor Durin, per te. Lei... è davvero il signor Durin? Sfortunatamente, l'unico è il solo. Cory? Dai a queste signore una bibita e qualche pasticcino. Ecco qua, ragazzina. Noi prendiamo un whisky. Oh, whisky. Dici sul serio? Ma è impazzita. Lo vuoi puro o annaffiato? Voglio quello che prendono i cowboy. Noi non siamo cowboy, piccola. Bene. D'accordo, signore. Accomodatevi al bar. Evviva, si beve! Come ti chiami? Annie. Annie Gallinella. Un brindisi. Che tu possa andare lontano, molto lontano. Alla salute! Io non credo che sia questo. Oh! Ehi! 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 Ehi
sul serio! Tocca a te, Gallinella. Su? Non lo tiene! Piccola! Gallinella! Rilassati un po'. Sono due le strade in città e tutte e due coperte. Sarà come dici, Bill, ma non mi fido. Dai, sta calmo, Dalton. Mi rendi nervoso. Due fratelli morti e uno in prigione e tu dici sta calmo. Un fuorilegge non ha la vita facile. Ehi, Cory, non dimenticare di metterci un po' di caramelle con le provviste, ok? La do io la caramella. Oh, questi della Pennsylvania sono tutti matti. Non te lo scollerai mica da solo, eh? Nessuno di voi ha una sigaretta? Fumi e bevi! E poi? Prima però offrine una parte al vento. Ho letto tutto su di voi, ragazzi. Tutto quello che ha scritto su di voi Ned Batrine. Ho sempre seguito tutte le vostre imprese di audacia e di coraggio indomabile. Questo Ned Batrine. Ma che sa quello di noi? Tutto quanto, Bill. Tutto quanto. Signor Dolin! Degli uomini a cavallo! Quanti sono? Io ne ho visti due. Ma ce ne sono altri. Muoviamoci. Andiamocene via di qui. Mi sento male. Andiamo, ragazzi, non perdiamo tempo. La mia fiasca. Ehi. Un regalo per te. Andiamo! Via! Li raggiungeremo. Sta sicura. Guardate chi sta arrivando! Chi sono? Buonasera, signori! Buonasera, signori! Avete portato sangue nuovo con voi, eh? Ehi, bel signore! Mica male, eh? Sono lo sceriffo federale Bill Tillman. Vorrei sapere se qualcuno di lor signori ha visto per caso, diciamo, una mezza dozzina di uomini di passaggio qui recentemente. Non mi occorre un informatore. Un cenno del capo sarà sufficiente. Bene, allora vi dirò perché sono qui. Sto cercando il signor Bill Doolin, per l'esattezza. Su, andiamo, gente, non è un eroe. Rapina le banche. E lì ci sono i vostri soldi. Sì, e lei per chi lavora? Per il governo degli Stati Uniti. Se vedrete il signor Doolin prima di me, ditegli pure che finirò per prenderlo. Verrò a prenderlo e lo prenderò di sicuro. E siccome tra di voi c'è chi mi conosce, sa che lo farò. Stai diventando un po' vecchio per sperare di far fuori uno come lui. È lui che ha poco da sperare.
Tutti gli altri sono morti. Perciò dite pure al vecchio Dulin che il vecchio Tillman verrà in cerca di lui e lo seppellirà sotto un palmo di terra una volta per tutte. Sono stato chiaro? Sì, signore. Sì, signor Tillman. I nostri cavalli sono molto stanchi. Qualcuno di voi se ne vuole occupare? Bene, signore. Sì, signor Tillman. A proposito, chi di voi si chiama Corey, per favore? Io, signore. Posso fare qualcosa per voi? Può darsi. Giù lungo il letto del fiume, poi a nord. E fate attenzione. Sicura di aver capito bene? Working my way, way out west. Sail away, lady, sail away. Sold my stuff and all the rest. Sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, daddy-o. 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 All of our clothes into our trunk. Sail away, lady, sail away. Find me a bar and drink me drunk. Sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, daddy all day. 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 When I find me an outlaw man, sail away, lady, sail away. Sail away out to another land. Sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, daddy all day. 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 Cosa sono quelli? Avvoltoi, accidenti. Ma abbiamo una pistola. Eccolo qui. Dove l'hai presa quella pistola? L'ho ereditata dal mio caro papà. È stato un eroe dell'esercito confederato. Non dire balle. Tuo padre è morto di tisi, come il mio è morto alcolizzato. E con questo? Ma una persona può fare molta strada qui con una pistola. Tutto questo non va, Amy. È troppo presto per dire cosa va e cosa non va. Tu sei con me o no? Non voglio più essere la schiava di nessuno, per tutta la vita, lo giuro. Preferisco morire appiccandomi il fuoco. Allora, sei con me. Sono con te, Annie. Ma ho caldo, sono stanca e siamo senza acqua. Passerà. Adesso pensiamo a cavalcare. A vivere bene ci penseremo dopo. Better Creek e Newcomb non può avermi mentito. Dulin ci prenderà con sé. Jenny. Tu l'hai mai fatto? Fatto cosa? Lo sai cosa? Sì, lo so cosa. E lo sai anche tu che non l'ho fatto.
A volte su queste cose non si dice la verità. Beh, nemmeno io l'ho fatto. Ma lo farò con Bitter Creek Newcomb. Annie, ce l'ho ficcato in testa. Come un carbone rovente. Che dici? Alzati. Annie, che c'è? Non mi devi mai lasciare. E chi ha intenzione di farlo? State alla larga. No. Offrine un po' la terra. Prima di bere. E lei ti sarà riconoscente. Vieni un po' a vedere. Il tuo amico meticcio è tornato. Ti ha portato qualcosa. Maledizione. Questo sì che è uno spettacolo. Che cosa ne facciamo, ragazzi? Cos'è di buono, Bitter Creek? Ci conosciamo già tutti, credo. Sono proprio due pollastrelle eccitanti. Mettetele all'ombra e datele dell'acqua. Che storia è questa, Bridget? Vogliono provare l'emozione di una vita avventurosa. Beh, per questo hai scelto bene. Però tu le riporterai dove l'hai trovata. Mai sentito, Bridget? Cos'hai, merda nel cervello? Due ragazzine, cosa credi che sia questa? Adesso non lo so più. Una volta era una banda. E anche in gamba. Adesso è soltanto un branco di cialtroni. Questo non l'avresti mai detto a mio fratello Bob. Cosa stai cercando di dire, signor Newcomb? Che tu hai idee migliori delle nostre? La rapina a quel treno è stata colpa tua. Io ho lasciato fare a modo tuo. Forse possiamo rubare altri giocattoli dai trenini. È questa la tua genialità, Brid? Ma è per colpa della tua genialità che siamo arrivati a questo. Io non c'entro. Sono appena arrivata. Ma devo dire che sono d'accordo con il signor Newcomb. Questi uomini e tutto il resto qui intorno sono un pugno in un occhio e non rendono giustizia alla sua reputazione. Lei, signor, come si chiama? Dinamite Dick, se ben ricordo. Lei dovrebbe farsi crescere la barba o radersela. Perché così come adesso fa proprio schifo. Oh, oh, oh.
Siete ridotte un po' male, ragazze. Red, sistemale da qualche parte. Usa la mia planta. Buongiorno, ragazze. Che ne direste di un buon caffè? Dovrebbero bere latte. Il caffè va benissimo. Le signore vorrebbero mettere anche qualcosa di solido sotto i denti? Annie, prendi! Jenny, è una palla da baseball! Dove avete trovato questa roba? Vuoi dire che non hai mai sentito parlare della grande rapina al treno del baseball? Ehi, ragazzi, ci sapete giocare? Non siamo abbastanza. Il regolamento qui dice che bisogna essere in 9. E se mi ricordo bene, giù all'est giocavano con 2 squadre. Esatto. Faremo 2 squadre. E poi vi spiegherò i particolari. Ma che diavolo è questa? La stramaledetta prima base. Bill! Dove sta? Vi siete fregati la bottiglia di whisky? Sì, pronti? Dai, dai, dai! Sei fuori, hai rotto la bottiglia! Mi ci butto anch'io, però lontano da questi zoticoni. Ehi, ragazze, voi non venite? Come? Davanti a questa gente? Signori, credo che le signore vogliano fare il bagno. Non mi fido di loro. Gli dica di chiudere gli occhi. Non sarà affatto una cosa facile. Tuttavia, il signor Dalton e io faremo da alberi, così vi potrete spogliare dietro di noi. Vieni. Indietro, Redler, non si guardano le signore. Ehi, voi due, tornate indietro. Tornate dove eravate, presto. Fatemi sapere quando siete pronte, ragazze. Venite. Eccole. Tutti meno Peter Crick. Sì, proprio così. Signori, è ora di partire. E niente e nessuno riuscirà a fermarci. Empire City! Muoio da
la voglia di rapinare quella banca! Tra due giorni arriveremo a Empire City. Pernotteremo a Ingalls e lì lasceremo le ragazze. Dov'è la piccola Jenny? È andata a letto appena siamo arrivati alla locanda. Anche questa qui mi sembra abbastanza cotta. Buonasera, signor Doolin. Venga, le presento le ragazze. Buonasera, signore. Che rottura, alzarsi presto la mattina. Redler, non è il momento di fare lo spiritoso. Tutto bene, ragazzo? Sì. Sta giù, giù. Thank you.
ragazzo ha tentato di uccidermi! Annie! La banda è circondata! Concentratevi su Doolin! Maledizione! Cosa darei per un candelotto di dinamite? Così, ragazzi! Indietro! Dobbiamo ritirarci! Bill Tillman, come faceva a sapere che eravamo qui? Che sta succedendo? Ci sono feriti? No, no, nessuno. Qualcuno si occupi di Annie. Bill. Vi abbiamo messo nei guai, ragazze. Ma vi aiuteremo a uscirne. Stavolta l'ha fatto lei per noi. È stata una mossa intelligente con la madre Annie. Sì, ma poteva rimetterci la pelle. Questo ha mandato a monte i piani. Muoviamoci, torniamo a Rockford. Bisogna abbattere questo povero cavallo. E il tuo cavallo, Annie? Più o meno. Allora vai avanti. Me ne occuperò io. No, me ne occupo personalmente. Muoverci. A quanto pare le parole giuste vanno sempre alle orecchie sbagliate. Ehi, Dalton, è stato un grosso sostegno quello che hai dato a Bill laggiù. Dove l'hai imparato? Dai tuoi fratelli a Copville? Attento a come parlo. Ho paura che la prossima volta non ce la farai, Doolin. Cristo, conoscono ogni mossa che facciamo. Sì, accidenti se la conoscono. È stato proprio questo che ha fregato i miei fratelli.
Una stramaledetta soffiata. Ma che rottura che sei, tu e la storia dei tuoi fratelli. Attento come parli, Red. I miei fratelli erano gente importanti che adesso sono solo buoni sottoterra. Io dico che siamo nei guai. Ehi, sentite cosa dice. Mr. Doolin segue una disciplina molto ferrea e ha una concentrazione che rasenta quasi quella orientale. Che diavolo è questo? Fa vedere. Le fantastiche avventure della banda Doolin Dalton, di Ned Batline. Ehi, c'è il mio nome, fammi Aspetta vedere. Aspetta un po'. Il grande Bill Tillman, più grande e forse più in gamba del maturo Bill Doolin. Manda. Fa vedere anche a me. Il maturo Bill Doolin, un accidente. Gli farò vedere io a Ned Batline come finisce la mia storia. La banda Doolin Dalton di nuovo in marcia. Cosa cerchi di provare? Mio padre, a proposito del sabato sera, mi disse: fatti notare o resta a casa. E capiranno chi sei veramente. Come puoi esserne così sicuro? Beh, te lo dico io, Peter Crick. Io ho una concentrazione che rasenta quasi quella orientale. Allora, qual è il piano? Il piano. Questa volta sarà diverso. This time, you'll all be dressed to the nines, just as pretty as you please. In suits and ties. And we'll go strolling through the town. Like upright, honest citizens. Out on a holiday. Little Dickie Radler. Yes, sir. I want you to go to Corey's for some more supplies. And whilst there, I want you to purchase two nice, snappy bonnets for the little girls. You, Red, you'll put your big mouth to use now. You'll go into the town, you'll spread the word. That come Thursday next, we're going to take the train with the big mine payroll. Only we won't be there. But Tillman will. Better make all the papers back home. All the big papers back east. That's the secret. And Bitter Creek, you, along with Whiteman, go to the old man and bring back some fresh horses. We'll want the finest. And the ladies. Ah, yes, the ladies. You'll be down at the creek, washing and pounding our clothes, so they'll be nice and clean for the occasion. You're all gonna look just dandy. Why did you choose that stinking breed to scout ahead? Breed's half animal. Smell danger. Hear what they said about your precious Bitter Creek, Signora. Buongiorno. Vorrei ritirare un po' di denaro dalla vostra banca. Fermi. Tutti a terra. No, Dick, no. Fermo.
Voi là, venite fuori. Muoversi! Ehi, tu, datti da fare, comincia a riempire il sacco. Veramente qui non presto, ce ne sono. Signoro. Sta cercando di dirvi che non abbiamo sacchi. Tutte le banche hanno i sacchi. Ve lo giuro, siamo rimasti senza. Bene. Nessuno di voi ha portato un sacco? Nessuno ha portato un sacco. E va bene. Via i pantaloni. Cosa? Via i pantaloni. Cosa? Hai sentito benissimo. Togliti quei pantaloni immediatamente. Va bene, ragazzi. Metti i soldi sul banco. I due cassetti. Sta buono. Bel lavoro, ragazzino. Ora dammi quell'orologio. Andiamo, andiamo. Oh, guarda qua. È proprio come quello di Dalton. Sì. Legatelo, svelti. Ecco che arrivano le ragazze. I knew that son of a bitch didn't like trains. Good morning, lady. Ooh, that one's slicker than a greased pig. Signori, fermi dove siete. Perché più di tanto non andrete. Lei chi è? Sono lo sceriffo federale Bill Tillman. Ho sentito parlare di lei. E io ho sentito parlare di lei, signore. Che cosa vuole? Ecco, se vorrete uscire da questa città, prima dovrete passare da me. Nessuno si muova per ora. State giù. State giù. Ah, proprio vicino alla galera. Piano, Giorgio, piano. Ora vi dirò cosa dovete fare. Voglio che andiate verso il centro della strada. Con le mani alzate, capito? Con le mani bene alzate. Adesso! State giù! State giù! Tutto bene, Dick? Sì, mi ha sfiorato lo stivale. Quello stronzo di George è morto. Ma adesso gli faccio vedere. Aspetta io. Un momento. Ho abbastanza dinamite da far saltare in aria la baracca. Sì, e anche noi. Doolin, ha un minuto per uscire con le mani alzate. O farò saltare il resto della banca. Finora hai reso un bel servizio alle due ragazze e a George. Che vuoi fare adesso, vecchio? Scioglilo. È il vice sceriffo. No, ci serve. Taglia la corda. Come ti chiami? Caps. Roger Caps. Hai famiglia, amico? Sì. Allora avresti dovuto vendere scarpe invece di fare questo mestiere. Fred. Gentlemen. Abbiamo preso Roger Caps. Non vorrei essere al suo posto. Bill! La gente la vuole vedere impiccato. E io farò in modo di accontentarli. Ora si arrenda, Bill! Tutto ha una fine. Voi due state fermi e mettetevi giù.
Red, tiralo su. In piedi, maledetto. Voi altri, riunitevi qui. State compatti. È la nostra assicurazione sulla vita. Tillman, stiamo uscendo. Che nessuno spari. Datemi un po' di vantaggio o lo uccideremo. Non posso farlo, Bill. Questo non è un gioco, non lo è più. Perché non chiudi quella boccaccia, Bill Tillman? Che le succede, Bill Dolin? Si fa scudo di due gentili donzelle? E vuole far fuori un povero disgraziato? Faccia come le dicono, Bill! Sanno che sono un vice! Bill, per favore! E così sia. Va bene! Mettete giù le armi! E tenetele giù! Dinamite, Redler, raccogliete George, presto! Penny, Jenny, uscite! Caricatelo su un cavallo! Fate uscire Caps. Io ho un'ottima vista, Tillman. Se vedo una nuvola di polvere, il vostro Caps morirà. Non vorrà uccidere quell'uomo, Bill Dolin. Lo faranno i miei uomini. Una sola mossa falsa e glielo mando a casa in una busta. Dipende da lei, Bill. Ci vediamo. I can see with icy fingers taking hold of me. My name is Death, none can excel. I hold the keys to heaven or hell. Non si muove niente. Possiamo lasciare andare il signor Caps. Farà una bella passeggiata. Va bene, d'accordo. La gente è nauseata e stanca di individui come voi. Sapete quell'impiegato della banca, il cassiere? Era lì soltanto da 3 mesi. L'unica cosa di valore che aveva era il suo orologio. E il suo uomo, Redler, gliel'ha tolto. Perché non ci lascia in pace? Signor Caps, aspetti. Hai l'orologio di quell'uomo? Volevo solo essere puntuale. Dallo al signor Caps. Daglielo. Dinamite. Sì, signore. Dagli $50. Paghi da bere al signor Tillman e ai suoi ragazzi e a tutti quelli ai quali abbiamo dato disturbo. Perché non gli dai qualcosa per le vedove e gli orfani, già che ci sei, eh? Bree, del denaro niente. Io sono stanco e scocciato e abbiamo perso un buon amico. Perciò zitto! Signor Dooley. Sì? Non torni a Rockford. A quest'ora sanno tutto. Perché mi dice questo? Non lo so. I'm death, I come to claim your soul. Leave the body and leave it cold. Drop the flesh off of your frame. The earth and worms both have a claim.
What is this that I can see? With icy fingers taking hold of me. My name is Death, none can excel. I hold the keys to heaven or hell. Abbiamo degli amici. Abbiamo perso tutti molto tempo per decidere su dove andare. La capanna del vecchio è vicina. Questo maledetto tempo non durerà all'infinito. Soltanto 3 mesi. Questa è la stagione delle piogge, figlio. Voi due ragazze vi prenderete un bel malanno. State bene, ragazze? Mi dispiace molto che George sia morto qui. George era un bravo uomo. Quelli lassù non sono bravi uomini. Beh, sono bravi uomini, ma non lo sono se sai quello che io... Insomma, noi non ci comportiamo bene. Un brav'uomo si comporta bene. Gallinella, tu e Annie dovreste andare per la vostra strada finché siete in... Io mi chiamo Jenny. Jenny, voglio dare a te e a Annie un po' di denaro subito. E quando questa notte sarà finita sarete già lontani, in qualche posto più adatto a voi. Non c'è più. Ce lo siamo perso. Siamo a secco! Qualche consiglio per questo vecchio? Non avrei mai pensato di dover un giorno ascoltare un consiglio. In questo mondo di rompiscatole e di serpenti è l'unica cosa che la gente si scambia senza chiedere una contropartita. Tieni. Così ho cominciato a perdere. Quando si fugge sempre si va a pari. Finisci con la bocca piena di sale e le mani piene di ricordi. Vediamo che cosa succede laggiù. Che cosa pensi, Jenny? Che vi amo. Ma allo stesso tempo che non vi amo. C'è un ma in ogni cosa. Stanno parlando di dividersi laggiù. Ma se continuate a combattere... Io vi seguirò fino alla fine, Bill. Gallinella. Ehi,
Allora, signor Dalton, che cosa hai deciso? Di rimettermi in politica in California, Bill. Anche se mi chiedo perché diavolo l'abbia lasciato. Io invece mi prenderò una vacanza. Dimmi, Bride, quelle sorgenti calde, i vecchi indiani dicono che ridanno la giovinezza. Ti risulta che sia vero? Così dice la leggenda. Ma tu sai che tutte le leggende finiscono in stronzate, non è vero, Dulin? Beh, voglio provare se questa funziona. E intendi ritornare? Sì, certo che tornerò. Ed è chiaro che torneremo tutti a divertirci. Non lo so. Io sono con lei, Bill Dulin. Signor Dulin, per te, ragazza. E noi lo lasciamo andare così? Ma sì, che vada pure. La banda è finita. Non ne possiamo più. Rallegra l'anima a vedere un uomo a cavallo di mattina presto. E dov'è diretto tutto solo adesso? Cory, non ho vissuto tanto a lungo per dire dove sono diretto a un bottegaio. Ma questa è la vita, signor Dulin. Ho sentito che lei è l'uomo più ricercato in questo momento. Stai cercando di dirmi qualcosa? Chi, io? Ma no, signor Dulin, che potrei dirle? Io sono soltanto un bottegaio. È vero. Ti auguro una splendida giornata. Sei indiano davvero? La mia famiglia fu uccisa e io sono stato allevato dai Sioux. Loro avevano il grande spirito, ma anch'essi morirono. Ma tu hai un grande spirito nella tua vita. Per il tuo mondo tu sei coraggiosa e forte come noi. Dovresti tornare nel tuo mondo. Salute a voi, gente. Come vanno gli affari? Gli affari vanno sempre bene, figliolo. Di che cosa si occupa lei? Di banche, soprattutto. Investimento. Gli stessi affari che fate voi. Lei non è più negli affari, Dulin. Vuole darmi quell'asciugamani?
Dov'è finito? Eccolo là! Con me. Ma no, al contrario. È Bill! È Bill Doolin! È Bill Doolin! Hanno preso Bill Doolin! Perdere Barbara e pistola, fai questa fotografia e togliti dai piedi. Vuole alzare le braccia? Per favore, signor Dooley. Mi dispiace, Bill. Fa un bel sorriso, Dooley! La miseria, perché ci hanno fatto questo? Volete andarvene? In questo modo? Se fosse qui, sarebbe il primo a dirci di filare. Dobbiamo liberarlo. Ci sono troppi fucili ad impedircelo. Possibile che non possiamo fare proprio niente. Vacci tu a tirarlo fuori. Io poi lo leggerò sui giornali e ti manderò una cartolina. Anche se ti prendono, mica ti impiccano. Comunque c'è sempre il rischio. E mio padre ha tanto da fare con il raccolto che non potrebbe neanche seppellirmi. È finita, Annie. Andiamo a casa. È andato tutto male. Perché uccidere? Ti ho detto che non ti avrei mai lasciato. Ma ora ti lascerò. Doolin ha bisogno di una persona amica. E sarò io quella persona, visto che voi siete tutti dei gran figli di Troia. Meglio perderli che trovarli, gli amici come voi. Figliola, la vita non è come nei tuoi romanzi da due soldi. Se non la vivi non ne vale neanche uno di soldo. Andiamo, Jenny. Preferisco andare a fondo con Bill Doolin, piuttosto che tagliare la corda insieme a un branco di vigliacchi. Allora ti vuoi muovere, puttanella? Non chiamarmi puttana. Hai ragione, una puttana confronta te a una figlia di Maria. Bada come parli! Io parlo e dico quello che mi piace! No! No! Dai, forza! Dai, 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 dai! Adesso basta! E la tempa! Ferma!
Muoviti. Andiamo a prendere Bill. Meglio che ti porti la vecchia Brown, l'ho caricata di provviste. Ti auguro che tutto vada bene. E io a te che tutto vada male. Che non hai venduto tutti i giornali. Ehi, giovanotto! Che c'è, Brit? Sei già stanco? Da quando sono nata ho paura. Ma tu sei nata matta. Questo è poco ma sicuro. Giornali! Ci scusi, agente, ma dentro c'è un nostro cliente. Ah, il giornale. Allora? C'è Bill Doolin in questa prigione? È qui al sicuro, dietro due porte d'acciaio. E adesso, se non vi dispiace, toglietevi dai piedi. Il fatto è che lei, cioè lui, ha una pistola con sé e siamo qui per liberare Bill Doolin. E dite un po', come pensate di riuscirci? Ecco... Tirerà fuori la pistola e se lei non apre quelle due porte le farà saltare le cervella. Se non le crede, lei è matta abbastanza, sa farlo davvero, quindi... Annie, ti vuoi decidere a tirare fuori la pistola? Apri quelle porte o sei un uomo morto! Che succede? Ora le credo. Se uno di voi si azzarda a gridare, quello che accadrà l'avrete voluto voi. Per cui vi consiglio caldamente di fare quello che dice lei. Annie. Giusto. Hai ragione. Aprite quelle due porte e consegnateci Doolin. E se vi comportate bene, vi prometto che non leggerete il vostro necrologio sul giornale di domani. Il giornale L'Empire, Citir, Herald, Examiner. Su, avanti. Tira fuori Bill Doolin.
Su, forza, apri. Dammi le altre chiavi. Ciao, Bill. Sono io e Jenny. Avanti, svegliati, che non c'è molto tempo. Fermi, giù le pistole. Ah, bene, ora va meglio. Molto meglio. Allora, che brave. Volevate Bill Doolin, vero? Vi è andata male. Eccole, Bill. Le riconosci? Quello che resta della banda Doolin Dalton. Volevano liberarti. Ti è rimasto ben poco, vero? No. Loro sono le migliori. Bill Tillman è un uomo onesto, che vede la legge a modo suo. Ma mi ha promesso che se fosse riuscito a prendermi, poi vi avrebbe aiutato. Non è così, Bill? Io sono un uomo di parola. Insomma, che intenzioni ha? Dove sono le vostre famiglie? Dov'è tuo padre, Annie? Si presenta candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Piantala, Annie. Noi non abbiamo famiglia. Ha ragione, sì. Allora vi manderò all'est, così vi scorderete di fare le fuorilegge. Perché si sta meglio? Nelle carceri che sono all'est. Sentite, voi siete giovani, mentre noi siamo vecchi. Quello che sto cercando di dirvi è: non perdete tempo con dei vecchi cowboy. Non vi dimenticherò mai. Solo voi siete venuti. La banda! Ci deve essere anche dinamite. La banda Doolin Dalton! La banda Doolin Dalton! Siamo qui! Ehi! Siamo noi! Noi! Leviamoci dallo scoperto! Doolin, dov'è Jenny? Laggiù! Dove si va? A Diego Spass. Andiamo! Sono andati di là, sceriffo! Andiamo, inseguiamoli! Thank you.
avanti! Io farò saltare il briga e spaz! Su, muovetevi! Ascoltare! No, aspetta! Ci sono le ragazze! Si butteranno nel fosso, se la caveranno! Pronte! Ho fatto saltare il basso a quei maledetti! Ho visto, ma non sparate senza mio ordine! Sono rimaste solo due ragazzine. Io e Jenny non siamo due ragazzine! Siamo delle fuorilegge! E a noi la gente come voi non ci scuccia neanche un baffo! Vieni qui! No! 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 Calmata adesso. Su, alzati. Alzati. Su, da brava, è tutto pronto. Lo so che è una vitaccia fare i fuorilegge. Un bel saluto a tutti e a non rivederci. Shoot off.